Allora, intanto congratulazioni, Grazie. sei tornata idonea vincitrice, insomma, Tutto idonea. E com'è andata? Raccontami un po'. bene, ho iniziato il colloquio appunto con estrema tranquillità e sicurezza. Ho esposto tutte le cose che appunto ho appreso da questo corso, che tu e il dottor Alvaro mi avete insegnato, e poi le ho esposte anche mettendoci ovviamente del mio. Quindi tutto quello che appunto avevo in mente di dire, aggiunto appunto a tutto quello che avevo imparato. E infatti il colloquio poi è andato per il meglio. Bene, ti sei sentita tranquilla, a tuo agio? Sì, assolutamente. Perfetto. E rispetto alle tempistiche da dedicare allo studio, diciamo, alle varie lezioni che abbiamo svolto, le varie consulenze, come ti sei trovata rispetto alle tempistiche che tu avevi a disposizione? Bene, perché io comunque avevo già solo neanche un mese, avevo proprio penso 2 settimane e mezzo, comunque poco, e mi sono dedicata appunto nel mio, e più comunque anche con le video lezioni che duravano anche meno di un'ora sono riuscita anche a completare tutto quello che avevo in mente, di prepararmi, di studiare anche autonomamente al di là del corso. Quindi più del corso ci ho messo anche del mio, appunto studiando, e sono riuscita tranquillamente con i tempi, nonostante appunto il tempo a disposizione fosse poco. Perfetto, quindi consiglieresti ad altri candidati la preparazione psicoattitudinale del dottor Alvaro Torino? Assolutamente sì, penso sia fondamentale perché comunque ti dà quell'aiuto in più e anche quella spigliatezza nel parlare, anche se sei magari una persona insicura ti aiuta, quindi lo consiglierei assolutamente. Quindi anche della gestione, diciamo, di un po' di quell'ansia, tra virgolette, che può emergere in quel momento di, diciamo, di tensione, dato da un concorso importante. Esatto, ti insegna proprio a gestire l'ansia, comunque ti fa anche sentire sicura perché poi una volta che le cose le sai bisogna un po' lavorare appunto sull'aspetto dell'ansia, ma è una cosa che poi viene naturale, viene da sé. Perfetto. Grazie mille.